Lo dico con uno slogan: bisogna non solo fare oratorio, essere oratorio sempre. Essere oratorio sempre e dovunque. Avete sentito la prima lettura? La prima lettura dal libro del profeta Neemia, del sacerdote Ezra e i Leviti, che leggono la parola di Dio. Leggono la parola di Dio, ma non nel Tempio. La leggono, è inutile che vuol dire, ma leggono la parola di Dio dove? In una piazza, non al chiuso del luogo religioso, ma in una piazza, di fronte a tutti. Credo che il Signore ci chieda oggi di venire qui in oratorio a crescere, fare comunità, formarsi, ma poi bisogna sapere essere oratorio, sapere essere cristiani, discepoli di Gesù, ovunque, fuori, perché tutti lo sanno e tutti lo vedono. Il Signore vuole diventare così importante per noi, fino al punto che parliamo di Lui qui, ma anche in casa, a scuola, sul lavoro. Dico, guarda giovane, un po' di tempo fa ho fatto un corso di formazione per ragazzi universitari di diverse parrocchie e all'inizio ci si è presentati tutti i ragazzi impegnati, animatori, e mentre si presentavano due ragazzi di due diverse parrocchie, entrambi davvero molto impegnati nelle proprie parrocchie, si guardano e si dicono, ma io ti conosco, è un anno che vanno insieme all'università. Bene, in questo anno andando insieme all'università, dalle nostre parrocchie, due parrocchie diverse, nessuno dei due aveva mai detto all'altro di essere un oratorio, di essere insegnato fortemente in oratorio e che il Signore era importante per lui. Forse mancava qualcosa di grosso, perché se non l'hai detto a uno che più o meno ha tutto il tuo stile, figurati se l'hai detto agli altri. E la testimonianza dove va? Noi siamo chiamati a dire questo, il nostro essere cristiani, il nostro essere oratorio in ogni luogo della nostra vita. Scuola, sul lavoro, su Facebook. Suppongo che qua un po' tutti hanno loro, buona parte hanno la faccina su Facebook. È bello non si vede su Facebook, poi spiegate voi ai genitori che non lo sanno. Sia scrivere oggi Michele è a casa, oggi Giovanni studia. Che bello scrivere, oggi va in oratorio. Oggi ho scoperto questa cosa sul Signore. Oggi ho scelto di pregare un po' di più e scriverlo su Facebook. Che bello, è una piazza virtuale su cui vado a testimoniare come che il mio essere oratorio in ogni luogo della nostra vita. Perché tutti sentono che per noi essere oratorio, vuol dire in altre parole, il Signore è importante. E noi vogliamo essere cristiani, essere oratoriani, o non so come si dice, ricreiani. Oratoriani fino in fondo al cuore, alla mente, all'anima, e questo c'è anche fuori. Faccio un esempio, ci sono dei ragazzi, e questa fa un'esperienza molto bella che si chiama Sentinella del Mattino. E questi ragazzi, una volta al mese, sabato sera, aprono una chiesa in città, in quella chiesa organizzano un'adorazione eucaristica, stanno lì a pregare, e poi un po' di loro escono fuori per le strade, sabato sera, per esempio in giro a fare le vasche o altro, trovano in giro i ragazzi. Chiunque siano, che sono Dio solo divertirsi e non niente magari la chiesa, dicono, guarda, per me il Signore è importante, abbiamo aperto una chiesa e il Signore ti aspetta, vuoi venire dentro con me? Cosa forte, bisogna mettersi molto in gioco, devi averlo scelto con il fondo il Signore per riuscire a farlo, ma che bella testimonianza di te. Vuoi bene così tanto il Signore al punto di metterti in gioco davanti a tutti e dirlo senza paura. Anche il Papa ci ha detto questo, non è che sono io che mi invento che bisogna formarsi all'oratorio ma essere oratoriani fuori. Il Papa Benedetto XVI, nella giornata mondiale della gioventù di Sydney, ha detto queste bellissime parole. Vi assicuro, il Papa ci assicura, vi assicuro che lo Spirito di Gesù oggi invita voi giovani ad essere portatori della bella notizia di Gesù ai vostri coetanei. Ognuno di voi abbia il coraggio di promettere allo Spirito Santo di portare un giovane a Gesù Cristo nel modo che ritiene migliore, sapendo rendere conto con dolcezza della speranza che è in lui. Un mandato bellissimo da parte del Papa a ogni giovane. Vai a trovare un altro giovane e portalo a Gesù. Gli farai
regalo più grande che abbia mai ricevuto. E allora vado al termine. Lo fecero i mattoni 100 anni fa, impegnandosi al 100%. Lo hanno fatto le persone all'oratorio in questi 100 anni, un oratorio di persone che sono impegnate al 100%. E adesso che cosa chiede a noi il Signore? Lo Spirito del Signore sopra di me mi ha mandato a siate oratorio. Qui certo, ma se volete esserlo al 100%, siate ogni giorno, ogni momento, anche fuori. E termino con un augurio e un mandato che voglio mettere le mani nel cuore della Madonna del Seminario, Madonna del Cuore d'Oro. Avete sentito l'inizio del Vangelo? L'Evangelista Luca indirizza il suo Vangelo a un certo Teofilo perché si renda conto della solidità dell'insegnamento del Vangelo. Teofilo cosa significa? Teofilo significa amante di Dio, amante di Dio. Allora mi auguro a tutti, e in particolare ai giovani, di essere davvero dei teofili, degli innamorati di Dio, delle persone che hanno Gesù come maestro, come guida, come via, verità e vita della propria esistenza. E do il mandato a tutti voi, teofili, di dire a tutti, in ogni ambiente della vostra vita, l'amore grande con cui